Noi avevamo preparato un senza voto per te, perché sostanzialmente avevi fatto da spettatore un bel Pescara. Poi cosa è successo? Ma che è successo? Oh, senza voto, poco importa, perché alla fine io faccio parte della squadra, tutti facciamo parte di un Solo gruppo. per fare un complimento alla squadra. No, certo, abbiamo fatto una buona partita, però ci attacchiamo troppo agli episodi, giochiamo bene, sì, poi arriviamo in fondo e ci manca quello spunto vincente, la scelta giusta. Non so il perché, il motivo, l'unico modo è renderci conto che siamo nella merda. A rimboccarci le maniche e tirarci fuori l'uno con l'altro. Io aiuto il mio compagno a prenderci le proprie responsabilità, io in primis, perché così da in giro a perdere, pareggiare, a me brucia dentro, c'ho una rabbia dentro che non posso tirare fuori, che sennò mi fanno fuori subito. Quindi di andare in giro a perdere, vincere, cioè perdere, pareggiarmi è una cosa che odio, quindi bisogna prenderci le proprie responsabilità e mettere più qualcosa in più, io in primis, io faccio dentro il gruppo qualcosa in più noi, io tutti, prendere più responsabilità, aiutare i giovani, non aiutare i giovani, cioè bisogna fare tutti qualcosa in più. L'unica maniera per uscire da queste brutte situazioni è questa. Insomma, Massimo, io credo che le parole di Alessandro Plizzari non siano affatto banali, ha detto delle cose molto molto importanti. Io ti chiedo, Alessandro, se però almeno la prestazione importante, vista nel secondo tempo di Avellino, vista nel primo tempo di Latina e vista per almeno 70-75 minuti oggi, considerato il fatto che ora il vostro obiettivo deve essere il terzo posto e arrivare al massimo ai Sì, playoff, è un buon biglietto da oggi abbiamo visita. fatto secondo me una gran partita, abbiamo avuto palla, abbiamo tenuto palla senza paura, senza nasconderci, questo non lo nego, però le partite durano 90 minuti, non ci possiamo accontentare di un primo tempo, di un secondo tempo o di 75 minuti. Magari in una partita ci sono momenti in cui bisogna giocare, momenti in cui bisogna essere ignoranti nella maniera giusta, non sto dicendo avere la cattiveria giusta e questo è quello che penso.